Benvenuti, arrivederci. Da capogruppo al 5 Stelle Roberta Lombardi si alza e se ne va senza rispondere alle domande e proteste dei giornalisti. Il movimento va in diretta streaming per il massimo di trasparenza, ma per le domande e le risposte non c'è tempo. Questa è la domanda che avremmo voluto fare. Voi richiamate alla responsabilità gli altri partiti per quello che riguarda l'ufficio di presidenza della Camera, ma non c'è anche una responsabilità rispetto al governo del Paese? Siete sempre contrari al dialogo col PD? Nella conferenza stampa senza domande e senza risposta il tema del giorno era stato l'operazione trasparenza. Gli eletti a 5 Stelle chiedono di essere presenti in tutti gli uffici e le commissioni istituzionali di controllo e garanzia, nelle stanze dei bottoni, ma solo i suoi voti non bastano. Laura Castelli, esperta di bilancio, è la candidata questore alla Camera. I questori controllano i bilanci del Parlamento, 2 miliardi l'anno. La capogruppo Lombardi ricorda lo scambio di battute tra Dini e Pisano, due parlamentari di lungo corso. Hanno paura che noi entriamo, dice la Lombardi, perché chiederemo il rendiconto anche delle caramelle. Noi non faremo accordi con i partiti. La responsabilità di lasciarci fuori se la prenderanno i partiti nel caso in cui non votino i nostri candidati all'interno dell'ufficio di presidenza. Svelato infine il giallo della telefonata tra Nichi Vendola e il senatore a 5 Stelle Francesco Campanella, dopo un polemico botta e risposta tra i due, era uno scherzo radiofonico della Zanzara. Noi abbiamo le porte aperte perché, sappilo, siamo a disposizione, possiamo parlarne se tu hai piacere. Ti ringrazio, non credo proprio. Diciamo che ho un impegno fortissimo sia con i miei colleghi qui che con i miei elettori. Sono Mario Mauro e Lorenzo Dell'Ai, capigruppo di Scelta Civica al Senato e alla Camera. Domani riunione con Monti per definire la linea in vista appunto delle consultazioni. Angelo Polimeno. Ora è completa anche la squadra dei gruppi parlamentari montiani. Lorenzo Dell'Ai, tra i promotori di Verso la Terza Repubblica, con Montezemolo e Riccardi, è il capogruppo alla Camera. Scelta sofferta, 30 voti a favore, 13 schede bianche e 2 nulle, e favorita dall'altro aspirante Andrea Romano, che prima ha proposto a Dell'Ai un reciproco passo indietro in favore di René Tinagli e poi si è comunque ritirato dalla corsa per evitare una spaccatura tra la componente vicina a Sant'Egidio e quella di Italia Futura. Con Dell'Ai, affiancato alla Camera dai vice Giampiero D'Alia e Adriana Galgano, e con Mario Mauro, eletto ieri sera all'unanimità capogruppo al Senato, con i vice Antonio De Poli e Gianluca Susta, attenzione ora tutta rivolta alla via delle consultazioni al Quirinale. Mario Monti, che oggi festeggia il suo 70° compleanno, presiderà domani la riunione di Scelta Civica per definire la linea. Un appuntamento importante soprattutto per tutti gli italiani. Noi andremo a dire che siamo per la responsabilità, per il governo e siamo per dare risposte equilibrate e solidali alle famiglie e alle imprese.